Per esempio, Allora, perché? Per esempio, le perché? multinazionali, Le multinazionali, certo che sì. i Cosiddetti cosiddetti poteri gotha, il gotha sovranazionali. della finanza, Quelli che chiamiamo i poteri sovranazionali, la massoneria. Sì, però l'elite, che hanno un elenchiamoli. nome, ecco, Elenchiamoli. Allora, multinazionali, gotha della finanza, massoneria, case regnanti e chiesa post-conciliare. un cognome. Non ci facciamo mancare niente. Ecco, hanno stretto un'alleanza di ferro per acquisire sempre più potere a danno dei popoli, contro i pericoli insiti nel mondialismo. Ci aveva già messo in guardia Ida Magli, la grande Grande, antropologa, la grande Ida Magli. con un saggio illuminante che era stato pubblicato dalla BUR nel 2010, intitolato La dittatura europea. Certamente. Fra i grandi burattinai che muovono i fili delle sorti umane, figurano i soliti noti: Attali, Bezos, Elkann, Gates, Musk, Sassoon, Schwab, Soros, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Zuckerberg. Costoro posseggono immensi capitali, con i quali si sono assicurati il controllo dei mezzi di informazione, le agenzie pubblicitarie, il cinema, così da manipolare l'opinione pubblica, orientare il dissenso e manovrare elezioni, di modo da costruire dei governi fantoccio, Ne abbiamo deputati. avuto prova negli Stati Uniti. Ecco, incaricati di esaudire i loro desiderata, Certo. sostanzialmente. E benché agiscano da furfanti, questi signori della guerra, del petrolio, della farmaceutica e delle banche amano autodefinirsi Filantropi. filantropi. Filantropi, meraviglioso. Io nell'editoriale sono stato educato, ho detto speculatori travestiti da filantropi, ma nelle piazze dico tutt'altro, insomma. Tiranni del pensiero unico si fingono paladini della democrazia. In realtà se ne servono come di una sorta di cavallo di Troia per esercitare un liberismo sfrenato e per accrescere il loro potere, che comporta anche quello di sorvegliare sempre di più la popolazione mondiale. Questi filibustieri, Filantropi, hai detto. questi filibustieri cosmopoliti e pedosatanisti Pure. si appoggiano a una rete di organismi al loro servizio, che sono chiamati a procedere nel pieno rispetto dell'esecuzione dell'agenda mondialista. Ne citerei alcuni: Bilderberg, Trilateral, Aspen Institute, Banca Centrale, Fondo Monetario Internazionale, Federal Reserve, ONU, NATO, OMS, Commissione Europea, Gruppo dei 30, Club di Roma, Corte Internazionale dell'Aia e, dulcis in fundo, World Economic Forum, Ci puoi aggiungere per citarne anche solo l'Istituto alcuni. Superiore di Sanità. Anche quello. Con il ricorso a conflitti scellerati, attentati terroristici, privatizzazioni selvagge, embarghi arbitrari, minacce e rappresaglie, leggi inique, norme assurde, creazione di trust in paradisi fiscali, false emergenze sanitarie fondate su dati fasulli, paura gonfiata ad arte, protocolli criminali e corruzione mirata, rapinano le ricchezze dei singoli stati e stabiliscono equilibri geopolitici a loro convenienti.